Un focus che riguarda i condizionamenti sulla libertà di stampa da parte delle associazioni criminali, anche questo uno degli argomenti di interesse della Commissione Nazionale Antimafia in visita a Caltanissetta per 2 giorni. Saranno sentiti anche 4 giornalisti. È stato il senatore Nicola Morra ad annunciare uno degli ulteriori argomenti di approfondimento della Commissione durante la missione Nissena. Anche su questioni afferenti la realtà dell'informazione nell'ambito della provincia, perché abbiamo anche notato come vi possano essere, diciamo così, delle censure preventive o dei filtri editoriali che possano determinare una sorta di selezione a valle di ciò che poi deve essere pubblicato. E quindi volevamo un pochino capire questa situazione, e poi i giornalisti, e voi siete fra questi, insomma, svolgono a mio avviso un meritevole lavoro nell'ambito della difesa dei valori costituzionali e democratici. Lì dove il giornalismo vero, autentico, funziona, le amministrazioni comunali sentono il fiato sul collo, non possono permettersi errori, non possono permettersi inerzie, ritardi o distrazioni. E quindi il nostro compito è anche capire se per caso Cosa Nostra o la STIDA o altre associazioni abbiano avuto anche l'idea di trovare una stampa compiacente o comunque un mondo editoriale compiacente. Fra l'altro, queste dinamiche le abbiamo anche vissute proprio qua a Caltanissetta con il caso Montante, che non è ancora ufficialmente rinviabile a 416 bis, che sia chiaro, ma che dava l'idea di una relazionalità finalizzata a controllare anche l'informazione.